Attenti a parlare ragazzi, qua Max, lo gioco in grado, ci sono da soli, sono qui a presentarvi il mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video abbastanza speciale perché ragazzi, cioè, ambiguo diciamo. Questo qua sarà uno squad builder, ma uno squad builder in preparazione a qualcosa. Innanzitutto, la squadra com'è che la chiamano? La chiamo Legend Engie. Questo vi dovrebbe far capire un paio di cose. O che ci sono dei libri in mezzo, oppure delle leggende. Infatti questa qua sarà una squadra costituita da due leggende e uno o due in forma, non mi ricordo, quindi mi sembra una cosa abbastanza magica. Innanzitutto ci tengo a precisarvi un paio di cose. La prima è che se volete comprare crediti, vi consiglio Flacone Stash, è affidabile, molto veloce, vi prende in frettissima il giocatore. E secondariamente che appunto questa squadra me l'hanno prestata loro tranne un giocatore. Questo giocatore sarà l'attaccante, che è quello che avete visto nel mio ping pong, che è Zola, che andrò a giocare in un wager match contro un altro youtuber che vedrete, il cui video, oppure di cui verrete a conoscenza quando uscirà il video, che tecnicamente parlando dovrà uscire domani, dato che disputerò la partita contro di lui domani. Innanzitutto vi dico subito che è forterrimo e credo di perdere alla grande, però ovviamente noi non vogliamo un cazzo e ce la faremo, almeno proveremo lo stesso. Comunque ragazzi, questa qua è una squadra credo abbastanza bella, inventata da me. E quindi basta ragazzi. Innanzitutto, poi secondariamente vi volevo ringraziare per tutti i miei piazza messi nel video del Pink Pale con MarcosInci58. Perché ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma siamo arrivati a 1932 miei piazza, che non mi sembra una cosa affatto male. E ragazzi, infine, prima di incominciare veramente, vi volevo chiedere se appunto si vedeva meglio o meno. Perché ragazzi, ho comprato l'elgato, l'elcane mi è arrivata due giorni dopo. No, comunque ho comprato l'elgato, spero che si veda alla grande. Ho visto che se si registra un video a 1080p e alla qualità massima, un video di un quarto d'ora è di 6 giga, cioè una cosa tremenda. Però Trank adesso si vedrà cosa fare. Comunque innanzitutto in porta utilizzo il miglior portiere per me di questo gioco, ne ho provati abbastanza, per me lui è il più forte. In porta infatti utilizzo Neuer, 85 tuffo, 82 di presa, 91 di rinvio, 87 di riflessi, 50 di velocità, 82 di piazzamento. Innanzitutto, come potete vedere, le prime tre statistiche sono magiche, ma le ultime tre non sono tanto forti. Così cosa ho deciso di fare? Ci ho messo una bella chemistry il gatto che me le alza tutte e tre. Passiamo sui difensori centrali. Un altro difensore centrale, questo è uno che reputo tra i più forti del gioco, questo è Dante, affiancato da Petrarca, no? Dante, 68 di velocità, 59 di tiro, 76 di passaggio, 70 di dribbling, 84 di difesa, 81 di colpo di testa. Innanzitutto ragazzi, cosa c'è da dire? Su questo gioco la velocità non si usa poi, non si usa tanto quanto si usava su FIFA 13, conta molto di più il fisico, e ragazzi, Dante ha un fisico della madonna, affiancato poi da Beatrice, da Petrarca. Devo smettere, no? Il più è che mi sto arrampicando sugli specchi, perché mi sto cercando adesso su Footed quanto ha di forza fisica Dante, sperando di aver fatto tremendo. Infatti no, ha 80 di forza fisica ed è veramente una cosa abbastanza magica per un difensore. Quindi ragazzi, ve lo consiglio alla grande. Altro difensore centrale utilizzo Boateng con la chemistry che sentinella, che aumenta di 3 la difesa e di 3 la testa, e non di larghezza, inteso come colpo di testa. 75 di velocità, 50 di tiro, 72 di passaggio, 67 di dribbling. Invece Boateng, anche lui credo, vabbè, lui è ovviamente nettamente più veloce del compare Dante, ma è anche più, utilizza anche di più il fisico, infatti ha 86 di forza fisica, quindi neanche lui ha fatto male. Passiamo invece alla parte, al terzino sinistro. Ragazzi, innanzitutto non so se l'ho già detto, questa qua sarà un'ibrida. Sì, ho già detto che è invitata, non è, ma non vi ho detto tra cosa, tra appunto la squadra delle leggende, la Bundesliga, la Barclays e la Serie A. Infatti non è mai ciccata. Terzino sinistro utilizzo Evra, 78 di velocità, 51 di tiro, 78 di passaggi, 76 di dribbling, 80 di 78 colpi di testa. Non ci ho ancora messo nessuna pianistale perché mi sembra abbastanza completo come giocatore, a parte nel tiro. Sì, abbastanza forte. Dopo vi dirò, si può utilizzare Evra oppure Fabio, l'altro terzino del Manchester United. Dopo vi spiegherò il perché. Facciamo anche, prima faccio la parte sinistra e poi passa all'altra. Innanzitutto, altro centrocampista centrale, si può scegliere tra o Fellaini o se si mette Ramirez. Però se si mette Ramirez come terzino sinistro bisogna usare Cole. Comunque dopo vedrete perché sia Cole che Ramirez. Fellaini, 71 di velocità, 72 di tiro, 77 di passaggio, 76 di dribbling, 81 di difesa, 85 di testa, quindi non mi sembra fatto male. E in più ci ho messo la chemistry e il catalizzatore, se non erro, che gli aumenta di 2 la velocità e di 3 il passaggio. Ragazzi, Fellaini mi piace abbastanza, ci ho giocato due partite e non mi ha ancora fatto gol. Anche, però non mi ispira, quando ho giocato respira. Ragazzi, come alla sinistra ho utilizzato Hazard, volevo usarlo in forma ma non avevo i money, appunto perché come ho già detto alcuni giocatori mi l'ha prestato il sito, ovviamente io glieli dovrò ridare. Invece l'altro, che è Zola, che ho già giocato in un ping pong, lo wagerò, scommetterò diciamo in un futuro video, ovvero domani. Comunque ragazzi, Hazard avevo provato anche sulla versione in forma, è molto più forte quella in forma, però non avendo i soldi non ho potuto prenderlo. 87 di velocità, 79 di tiro, 83 di passaggio, 88 di dribbling, 48 di
62 di testa. Ragazzi, ho preferito Hazard perché volendo avrei potuto usare a sinistra Royce per i suoi warp rate, perché appunto se voi volete che un giocatore sia su, sia sempre su, quindi torni poco in difesa, i suoi warp rate devono essere alto, nel senso che nella fase offensiva è sempre alto, è una posizione molto alta, e basso perché nella fase offensiva non torna, ecco, in poche parole. Pagato 160.000 crediti, costa tanto ragazzi, però lui è forte, 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 forte. Però se avete i soldi prendete la versione in forma che vi vale di più. Centrocampista offensivo centrale, ragazzi, utilizzo, non è vero, non è della Barca, perché utilizzo Claudione, quello che mi ha fatto vincere il magico Wager Match, il magico Pink Pal di Zola. Claudione Marchisio, ragazzi, 79 di velocità, che per un CC è moltissimo, molterrimo, 68 di tiro, 83 passaggi, 83 di dribbling, stanza di difesa, 68 colpi di testa, che mi sta il falco che aumenta velocità, tiro e testa. Ma sapete una cosa? Mi sa che non gli cambia niente perché lui è un centrocampista, quindi io posso aver, posso essere frellato. Magari se potete, dato che non sto capendo più niente, scrivetemi se funziona con un centrocampista che mi sta al falco, perché non vedo illuminati i suoi valori, quindi è una cosa abbastanza ambigua. Comunque centrocampista centrale, utilizzo Pogba, Ifka, avevo Pink Palato anch'esso. Mi è piaciuto molto di più perché l'ho ricomprato, prima costava, se non mi sbaglio, nettamente di più, nettamente di sicuro, o 240.000 crediti forse. Ragazzi, il suo prezzo è sceso a 94.500 e 94.500 crediti li vale alla grande, 3 stelle abilità, 3 stelle piede debole, work rate normale normale, che mi sembra abbastanza buono per un CC, che vuol dire non sale troppo ma non torna neanche troppo, quindi buono ragazzi. Terzino destro utilizzo Konko, che mi servirà per fare intesa, però mi è piaciuto abbastanza, non come Abate, perché infatti tra due preferisco Abate, però comunque è un terzino, 86 di velocità, 77 di difesa, vabbè, 71 colpo di testa non mi sembra affatto male, poi vabbè, 79 di passaggi, 79 di dribbling, che mi si estrae spina dorsale, che aumenta passaggio, difesa e colpo di testa. Ragazzi, passiamo alle due migliori, sì, alle due migliori stelle, i due migliori giocatori di questa squadra, che sono, allora, il primo è l'attaccante centrale, che è Zola. Ragazzi, che dire di Zola, mi piace veramente tanto, è l'unica cosa, è piccolo, cioè non è che è forterrimo, però ha 58 di forza fisica, e su sto gioco la forza fisica conta, infatti agilità è agile, controllo palla ce l'ha, corre sul prato dove le mucche hanno appena ahato, però beh, se siete gente che non usa molto la forza fisica, siete abituati a giocare con la velocità e riuscite anche su questo gioco a usare la velocità, ve lo consiglio alla grande, è proprio il vostro giocatore. Se no, ragazzi, qualcosa dà un po' fastidio, la sua po' scarsa fisicità, sentite qua che termini. Invece alla destra, ragazzi, utilizzo Pires, oh my god, oh my god, oh my god. Pires, ragazzi, scusate, è stato l'ultimo innesto di questa squadra con la... Oplala, scusate. Con la chemistry il cacciatore che aumenta di 3 la velocità, di 2 il tiro. Infatti ha 86 di velocità, 79 di tiro, 86 di passaggio, 86 di living, 49 di difesa, 60 colpi di testa. Ragazzi, lui l'ho utilizzato principalmente innanzitutto perché mi ispirava, secondo perché cioè, è una bella squadra, diciamo. Volevo provare lui sfigò, ma a parte che mancavano i soldi, cosa, non riuscivo a trovare una buona squadra che facesse intesa appunto con Figo. Quindi ragazzi, ho utilizzato lui, mi piace, però non so se vale il 1.753.000 crediti che ho dovuto sborsare per comprarlo. Comunque 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, e i worker sono medio, quindi normale. Infatti anche per il worker non mi piace molto, però ragazzi, quando uno è forte è forte, e lui è forte sicuramente. Quindi ragazzi, questa è quella squadra, adesso magari vi sto facendo vedere qualche gol e colgo un attimo l'occasion per dirvi alcune cose. Io non so neanche, no, innanzitutto vi volevo ringraziare perché siamo appena arrivati a 20.500 iscritti, quindi ragazzi mancano solo 9.449 iscritti per i 30.000, un traguardo veramente importante. Comunque devo ancora fare i video di ringraziamento ai 20.000 per i 20.000 iscritti. Infatti vi chiedo, ragazzi, per favore scrivetemi che video preferireste vedere tra una chat roulette con Marco Singi, credo, se no un bel fuck you time, poi in un futuro la chat roulette. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivetemelo. Poi vi chiedo anche di iscrivermi, ecco, questo il topic di questo video sarà scrivete un commento, perché vi chiedo anche magari un parere su come registra appunto Legato, io spero che registri veramente bene alla grande. E poi magari niente, fatemi sapere se qualcuno di voi ha già preso l'Xbox, io mi chiamo come su Xbox 360, ZHaxer. Ecco, una domanda che mi chiedete in molti: il mercato cambia, come fa ad avere la stessa squadra? Ragazzi, c'è la possibilità di utilizzare l'account che voi usavate per la console old gen, diciamo. Io infatti ho utilizzato l'account che usavo per l'Xbox 360 e ovviamente potete farlo anche voi, se volete o no, perché non è che ve lo fa da solo,
vi chiederà: hai già un account Microsoft o Outlook, vuoi utilizzarlo ancora? Se sì, metti la password e l'email. Quindi ragazzi, questo qua è un piccolo trucchetto, consiglio, ausilio, mi ho dato un po' di ausilio. Ultima cosa ragazzi, un'altra cosa, che il mercato è lo stesso. C'era moltissima gente che mi ha chiesto: i prezzi sono più alti, i prezzi sono meno bassi? Ragazzi, il mercato è lo stesso, quindi i prezzi sono sempre quelli. Se voi eravate, c'è un oggetto, magari un vostro amico è su Xbox 360, mette all'asso un oggetto, voi siete su Xbox One, lo vedete, quindi state tranquillissimi. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, vi chiedo, mi raccomando, venite o domani o dopodomani a vedere il wager match, perché ragazzi, scommetterò una leggenda ragazzi contro uno youtuber forterrimo. Comunque vabbè, vedrete. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, mi raccomando commentate se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla, al prossimo video, bolla.